L'Ecclesiaste capitolo primo Parole dell'Ecclesiaste figliuolo di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste in perpetuo. Anche il sole si leva poi tramonta e s'affretta verso il luogo dove si leva di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare eppure il mare non sempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono tornano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio più di quel che l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco d'udire. Quello che è stato è quel che sarà, quel che si è fatto è quel che si farà. Non v'è nulla di nuovo sotto il sole? Va egli qualche cosa della quale si dica guarda questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei tempi che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose degli altri tempi e di quel che succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme ed ho applicato il cuore a cercare ed investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il sole, occupazione penosa che Dio ha data ai figliuoli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho veduto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco tutto è vanità e un correr dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto parlando in cuor mio, ecco io ho acquistato maggior sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta sapienza e molta scienza, ed ho applicato il cuore a conoscere la sapienza e a conoscere la follia e la stoltezza, e ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento, poiché dov'è molta sapienza ve molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Ecclesiaste capitolo secondo. Io ho detto in cuor mio, Andiamo, io ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso è una follia e della gioia a che giova? Io ho presi in cuor mio la risoluzione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saviamente alla tenermi alla follia finché. Io vedessi ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi dei grandi lavori, mi edificai delle case, mi piantai delle vigne, mi feci dei giardini, dei parchi e vi piantai degli alberi fruttiferi d'ogni specie. Mi costrussi degli stagni per adacquare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greci ed armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme, accumulai argento e oro e le ricchezze dei re delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figlioli degli uomini e delle donne in gran numero. Così divenni grande e sorpassai tutti quelli che erano stati prima di me in Gerusalemme, e la mia sapienza rimase pur sempre meco. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore da alcuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava ad ogni mia fatica, ed è la ricompensa che m'è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, e la fatica che avevo durato a farle, ed ecco che tutto era vanità e un correr dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole». Allora mi misi ad esaminare la sapienza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al Re? Quello che è già stato fatto, e vidi che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltizia come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il savio ha gli occhi in testa mentre lo stolto cammina nelle tenebre, ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Un Dio ho detto in cuor mio, la sorte che tocca lo stolto toccherà anche a me, perché dunque esser stato così savio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità, poiché tanto del savio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, giacché nei giorni a venire tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il savio muore alle parti dello stolto. Perciò io ho odiato la vita perché tutto ciò che si fa sotto il sole m'è divenuto odioso, poiché tutto è vanità e un correre dietro al vento, e ho odiato ogni fatica che ho durata sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. E chissà se gli sarà savio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saviezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza circa tutta la fatica che ho durata sotto il sole. Poiché ecco, un uomo che ha lavorato con saviezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non va speso intorno a alcuna fatica, anche questo è vanità e un male grande. Difatti che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto quello che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non posa, anche questo è vanità. Non v'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del far godere l'anima sua e il benessere in mezzo alla fatica che dura. Ma anche questo ho veduto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di Lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che gli gradisce sapienza, intelligenza e gioia, ma al peccatore dà la cura di raccogliere ed accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio, ed anche questo è vanità e un correr dietro al vento. Ecclesiaste, capitolo terzo. Per tutto ve il suo tempo, ve il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sverlare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per accoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracciamenti, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affaticano. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non v'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere del mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, niente v'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano, ciò che è, è già stato prima». E ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare vede la impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia vede la impietà. E ho detto in cuor mio, il Dio giudicherà il giusto e l'empio perché vè un tempo per il giudizio di qualsivoglia azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera». Io ho detto in cuor mio, così è a motivo dei figliuoli degli uomini perché Dio li metta alla prova ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie, poiché la sorte dei figliuoli degli uomini è la sorte delle bestie, agli uni e alle altre tocca la stessa sorte, come muore l'uno così muore l'altra, hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra? Io ho dunque visto che non ven nulla di meglio per l'uomo nel rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale è la sua parte, poiché chi lo farà tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui. Ecclesiaste capitolo quarto Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli, e dal lato dei loro oppressori la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Ondio ho stimato i morti che sono già morti più felici dei vivi che sono vivi tuttora, e più felici degli uni e degli altri colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora veduto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. E ho visto che ogni fatica ed ogni buona riuscita del lavoro provocano l'invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e mangia la sua propria carne. Val meglio d'una mano piena di riposo che ambo le mani piene di travaglio e di corsa dietro al vento. E ho visto anche un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo senza alcun che gli sia da presso. Ma ha né figlio né fratello, e non di meno sa fatica senza fine e i suoi occhi non si sazia mai di ricchezze e non riflette. Ma per chi dunque ma affatico e privo l'anima mia d'ogni bene, e anche questa è una vanità, è un'ingrata occupazione. Due valgono meglio d'un solo perché son ben ricompensati della loro fatica, perché se uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? E se uno tenta di sopraffare colui che è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un giovinetto povero e savio d'un re vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti. È uscito di prigione per essere re egli che era nato povero nel suo futuro regno. Io. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengano sotto il sole unirsi al giovinetto che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Senza fine erano tutto il popolo, tutti quelli che alla testa dei quali egli si trovava, eppure quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Ecclesiaste, capitolo Quinto, bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio, e apprestati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, il quale non sanno neppure che fanno male. Non esser precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non s'affretti a proferir verbo davanti a Dio, poiché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole sian dunque poche poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempirlo, poiché gli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere la tua bocca di render colpevole la tua persona. E non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio, poiché il Dio saldirirebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani, poiché se vi sono delle vanità nella moltitudine dei sogni, ve ne sono anche nella moltitudine delle parole, perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto Veglia uno che sta più in alto e sovr'essi sta all'altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si faccia servo dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta, ed anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quei che li mangiano. E che pro ne viene ai possessori se non di veder quei beni coi loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. V'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha Generato un figliuolo, questi resta con nulla in mano. Uscito ignudo dal seno di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto, e di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portar seco in mano. Anche questo è un male grave che se ne vada tal qual è venuto, e qual profitto gli viene d'aver faticato per il vento? E per di più, durante tutta la vita, Egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e cruci. Ecco quello che ho veduto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che dura sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E anche se Dio ha dato a un uomo delle ricchezze e dei tesori, e gli ha dato potere di goderne e di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, e anche questo un dono di Dio, poiché un tal uomo non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita già che Dio gli concede gioia nel cuore. Ecclesiaste capitolo sesto Vè un male che ho veduto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Eccole uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gioia in guisa che nulla manca all'anima sua di tutto ciò che può considerare, ma Dio non gli dà il potere di goderne né gode uno straniero. Ecco una vanità e un male grave. Se uno generasse cento figliuoli, vivesse molto anni sì che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se l'anima sua non si sazia di beni e dei non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui». Poiché l'aborto nasce in vano e se ne va nelle tenebre, il suo nome resta coperto di tenebre, non ha neppur visto né conosciuto il sole, e non di meno ha più riposto di quell'altro. Quando anche questi vivesse due volte mille anni, e ne godesse benessere, e a che però? Non va tutto a finire in un medesimo luogo? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, e non di meno l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il savio sopra lo stolto, o che vantaggio ha il povero che sa come condursi in presenza dei viventi? Veder con gli occhi va meglio del lasciare vagare i propri desideri. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è, e che non è può egli contendere con colui che è più forte di lui moltiplicare le parole e moltiplicare la vanità che pronneviene all'uomo, poiché chissà ciò che è buono per l'uomo nella sua vita durante tutti i giorni della sua vita vana, che gli passa come un'ombra, e chissà dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole? Ecclesiaste, capitolo settimo Una buona reputazione va al meglio d'olio odorifero, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in casa di duolo che andare in una casa di convito, poiché là è la fine d'ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. La tristezza va al meglio del riso, poiché quando il viso è mesto, il cuore diventa migliore. Il cuore del savio è nella casa del duolo, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Meglio vale udire la riprensione del savio che udire la canzone degli stolti, poiché qual è lo scoppiettio dei pruni sotto la pentola, tale il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il savio e il dono fa perdere il senno. Meglio vale la fine di una cosa che il suo principio e lo spirito paziente va al meglio dello spirito altero. Non t'affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è per sapienza che tu richiederesti questo. La sapienza è buona quando un'eredità è anche di più per quelli che vedono il sole. Poiché la sapienza offre un riparo come l'offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo che la sapienza fa vivere quelli che la possiedano. Considera l'opera di Dio chi potrà raddrizzare ciò che egli ha ricurvato? Nel giorno della prosperità, godi del bene e non nel giorno dell'avversità, rifletti. Dio ha fatto l'uno e l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di Lui. Io ho veduto tutto questo nei giorni della mia vanità, v'è tal giusto che perisce per la sua giustizia, e v'è tal empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non esser troppo giusto e non ti far savio oltre misura, perché ti distruggeresti? Non esser troppo empio né esser stolto, perché moriresti tu prima del tempo?» È bene che tu t'attenga fermamente a questo, e che tu non ritragga la mano da quello, poiché chi teme Dio evita tutte queste cose. La sapienza dà al savio più forza che non faccia in dieci capi in una città. Certo, non v'è sulla terra alcun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi. Non porre dunque la mente a tutte le parole che si dicono... Per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il cuore sa che sovente anche tu hai maledetto altri. Io ho esaminato tutto questo con sapienza e ho detto, voglio acquistare sapienza, ma la sapienza è rimasta lungi da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi la potrà trovare? Io mi sono applicato nel cuore mio a riflettere, a investigare e a cercare la sapienza e la ragione delle cose, e a riconoscere che l'impietà è una follia e la stoltezza è una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte la donna che è tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene colui che è gradito a Dio le sfugge ma il peccatone riman preso da lei. Ecco quello che ho trovato, dice l'ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose una ad una per afferrarne le ragioni. Ecco quello che l'anima mia cerca ancora, senza che io l'abbia trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Ecclesiaste capitolo ottavo. Chi è come il Savio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La sapienza d'un uomo gli fa risplendere la faccia e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico osserva gli ordini del Re e questo a motivo del giuramento che hai fatto dinanzi a Dio. Non t'affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva, poiché egli può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del Re è potente e chi gli può dire che fai? Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo savio sa che v'è un tempo e un giudizio, perché per ogni cosa v'è un tempo e un giudizio, giacché la malvagità dell'uomo pesa grave addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non v'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere» o che abbia potere sul giorno della morte, non v'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette. Io ho veduto tutto questo e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole quando l'uomo signoreggia sugli uomini per loro sventura. Ed ho veduto allora degli empi ricever sepoltura ed entrare nel loro riposo e di quelli che s'eran condotti con rettitudine andare ai luoghi del luogo santo ed esser dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro una mala azione non si eseguisce prontamente, il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Quandunque il peccatore faccia cento volte il male, e pur prolunghi i suoi giorni, pure io so che il bene è per quelli che temono il Dio e che provan timore nel suo cospetto. Ma non v'è bene per l'Empio, ed ei non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che s'allunga perché non prova timore nel cospetto di Dio. Ve una vanità che avviene sulla terra, che è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e vi sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia perché non vè per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli ha dato sotto il sole. Quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a considerare le cose che si fanno sulla terra perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho mirato tutta l'opera di Dio e ho veduto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla e anche se il savio pretende di saperla, non però può trovarla. Ecclesiaste capitolo 9. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo che ciò che i giusti e i savi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro che offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura come chi teme di giurare. Questo è un male che fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte, e così il cuore dei figliuoli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo va al meglio di un leone morto. Difatti i viventi Sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Non v'è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio, la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami durante tutti i giorni della vita della tua vanità che Dio t'ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità. Poiché questa è la tua parte della vita in mezzo a tutta la fatica che duri sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non vè più né lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza. Io mi son rimesso a considerare sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi né essere savi per aver del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, poiché l'uomo non conosce la sua ora come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nell'accio. Così i figliuoli degli uomini sono presi nell'accio al tempo dell'avversità quando essa piomba su loro improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di sapienza che me parsa grande. C'era una piccola città con entro pochi uomini e un gran re marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora essa si trovò un uomo povero e savio, che con la sua sapienza salvò la città, eppure nessuno conservò il ricordo di quest'uomo povero. Allora io dissi la sapienza val va meglio della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei savi, udite nella quiete, valgono meglio delle grida di chi domina fra gli stolti. La sapienza val va meglio degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Ecclesiaste capitolo decimo le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria. Il savio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto l'ha alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano sale in ira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza previene grandi peccati. C'è un male che ho veduto sotto il sole, un errore che procede da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi. Ho veduto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come degli schiavi. Chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca le legna corre un pericolo. Se il ferro perde il taglio e uno non la ruota, bisogna che raddoppi la forza, ma la sapienza ha il vantaggio che sempre può riuscire. Se il serpente morde prima d'essere incantato, l'incantatore diventa inutile. Le parole della bocca del savio sono piene di grazia. Ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina. Il principio delle parole della sua bocca è stoltezza e la fine del suo dire è malvagia pazzia. Lo stolto moltiplica le parole, eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà e chi gli dirà quel che succederà dopo di lui? La fatica dello stolto lo stanca perché egli non sa neppure la via della città. Guai a te, o paese, il cui re è un fanciullo, e cui principi mangian fi dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile lignaggio, e cui principi si mettono a tavola al tempo convenievole, per ristorare le forze e non per ubriacarsi. Per la pigrizia sprofonda il soffitto. Per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto. Non maledire il re neppure col pensiero e non maledire il ricco nella camera dove tu dormi, poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa. Ecclesiaste, capitolo undicesimo. Getta il tuo pane sulle acque, poiché dopo molto tempo tu lo ritroverai. Fanne parti a sette ed anche a otto, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra, e se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, qui vi resta. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda alle nuvole non mieterà, come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Ecclesiaste capitolo dodicesimo. Rallegrati pure, o oh giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore, seguendo gli sguardi degli occhi tuoi, ma sappi che per tutte queste cose il Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, Prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai Io non ci ho più alcun piacere. Prima che il Sole, la luce, la Luna e le stelle s'oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotti a poche, quelli che le guardano dalle finestre si oscurano. E i due battenti della porta si chiudano sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si leva al canto dell'uccello, tutte le figlie del cante s'affievoliscano, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va dalla sua dimora eterna e ai Piagnoni percorrano le strade, prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità dice l'ecclesiaste tutto è vanità. L'ecclesiaste, oltre ad essere un savio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'ecclesiaste si è applicato a trovare delle parole gradevoli, esse sono state scritte con dirittura e sono parole di verità. Le parole dei savi sono quelle degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati. Esse sono date a un solo pastore. Del resto, figliuol mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito e molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male